pareggio giusto, anche se il secondo tempo potevamo vincere. E abbiamo fatto una gran partita. Abbiamo fatto un primo tempo dove abbiamo sofferto un po' il foligno, specie dopo il gol dell'1-1 nostro, ci siamo un po' abbassati e il foligno ha preso un po' le redini del gioco in mano. Però devo essere sincero, ho visto un secondo tempo, ho visto uno Scandicci sopra le righe. Non ricordo un tiro in porta del Foligno se non su calcio d'angolo o su punizione, e noi abbiamo avuto un paio di palle per vincere la partita notevoli. E mi sembra che nel secondo tempo abbiamo dominato da squadra importante quello che cerchiamo, ci prepariamo per questi playoff, per vedere se ci riesce di fare qualcosa di bello. E avevo chiesto alla squadra, che oggi doveva essere una tappa importante per i playoff, tirare fuori un po' d'orgoglio e cercare di crescere come squadra, ma avete visto, siamo giovanissimi e me l'hanno fatta. Alla grande abbiamo fatto un secondo tempo, per il secondo me strepitoso veramente. Comunque, ragionando in termini di campionato, che ormai siamo alla fine, è un risultato positivo complessivamente alla squadra. Dell'anno. Penso che una squadra come la nostra, che ha 59 punti ad oggi, che l'età media è di 21 anni, e anche abbiamo fatto per 4-5 mesi un'età media ancora più bassa, la società aveva chiesto di fare un campionato per salvarsi prima possibile. Quello che siamo riusciti a fare, secondo me, non è solo buono, è fantastico, proprio una cosa bellissima. E poi venire a Foligno, giocare a viso aperto con il Foligno, in questa maniera, a casa del Foligno, portare a casa un pareggio non meritato, strameritato, credo che la squadra c'è da fargli solo ed esclusivamente complimenti Tu come davvero. l'hai vista? No, ho visto un buon Foligno, soprattutto nel primo tempo. Siamo andati in vantaggio e non abbiamo avuto l'occasione propizia per poter raddoppiare. Poi loro sono pervenuti al pareggio con un bellissimo gol, il numero 7 loro. E poi non abbiamo sfruttato le altre occasioni che ci sono capitate. Poi nella ripresa, anche sotto quest'acqua, abbiamo cercato di creare qualcosina, però non ci siamo riusciti e è venuto fuori un pareggio e va bene così. Un pareggio giusto, un tempo a parte, un bello scandiccio via. Sì, è un bello Scandicci, lo sta dimostrando in tutto il campionato, sicuramente è una formazione da fare loro i complimenti per la stagione che hanno fatto, però noi sicuramente potevamo portare in porto il risultato pieno, secondo me, visto anche il rigore non dato, soprattutto su Di Paola. Ci poteva essere nel primo tempo, dove i ragazzi hanno protestato, però diciamo, il braccio del difensore loro era quasi attaccato al corpo, quindi mi sembra un po' da sportivi, non mi sembra di avere ragione sul rigore, mentre nella ripresa secondo me il rigore era netto. Si può accontentare anche del pareggio, soprattutto per una direzione di gara, soprattutto nel secondo tempo, molto molto deficiente. Ma guarda, ti dico in breve, l'arbitro in qualche circostanza ha usato due pesi e due misure. Non voglio essere polemico, ma solo questo ti dico. Grazie. Tommaso Previti, classe 96, esordio in quarta serie con il Foligno. Una partita che tutto sommato un pareggio è andato bene anche per noi. Sì, speravo meglio, però speravo di debuttare con una vittoria, ma dai, va bene così, alla prima, buona la prima. Comunque, voglio sapere i playoff, per cui è una vittoria Sì, comunque. ancora manca anche una partita, speriamo di ricevere una convocazione anche domenica, no, visto che ci stanno Cinque squalificati. molti squalificati, speriamo bene. Tremano un po' le gambe quando sei entrato? No, più che altro ero molto stanco perché venivo dalla partita di venerdì con dei playoff, quindi ero molto stanco, avevo giocato quasi tutta la partita, però bene, pensavo peggio, ma invece contento. Complimenti. Ciao. Grazie. Qualche rammarico? Ma qualche rammarico credo che ci sia, perché nel primo tempo ci abbiamo avuto diverse occasioni da gol, non siamo riusciti a concretizzarle. C'è stato anche l'episodio, credo, del calcio di rigore che, al di là della volontarietà o non, è rigore, perché se un difensore, anche se ha le braccia lungo il corpo, toglie la traiettoria di un possibile passaggio gol, si rivela rigore. Però al di là di questo, credo che poi nel secondo tempo la partita sia stata più equilibrata, ma insomma, se andiamo a vedere le occasioni, il Foligno ha creato molte più occasioni, soprattutto nel primo tempo, tante situazioni dove potevamo raddoppiare o addirittura andare sopra di un gol. Poi abbiamo subito quel pareggio su un Eurogol di Gianotti, però oggi eravamo anche un pochettino in emergenza, nel secondo tempo c'era qualche giocatore che sicuramente era stanco, ma per le sostituzioni davanti eravamo contati, quindi
non c'erano grandi alternative. Ci teniamo il punto e cerchiamo di, ripeto, di poter raggiungere quota 70 anche se domenica andiamo a Pistoia. L'emergenza comunque è per domenica prossima. Oggi l'arbitro forse ci ha fatto un piacere perché ce ne ha muniti 5, ce ne ha espulso uno, tutti diffidati, e quindi domenica andiamo a Pistoia senza tutto il reparto d'attacco perché saranno assenti Di Paola, Porricelli, Urbanelli, poi Beati e Galbiati. Sì, no, Beretti, adesso vediamo, ci sono anche altri giocatori che fanno parte della rosa, ce li opereremo per cercare di inventarsi qualcosa davanti e forse ci potrebbe essere anche il rientro di Brescia. Però, ripeto, adesso concentriamoci su quelli che, al di là della partita di domenica a Pistoia, su quello che potrebbe essere la finale che ci vedrà giocare comunque sia in casa. Vediamo se riaffrontiamo lo Scandicci oppure la Pianese. Cioè, con le 70 punti, mister, la finale ha un coefficiente punti che potrebbe essere favorevole per il Foligno. Hai detto bene, l'importante è che riusciamo a vincere la finale, perché se non vinciamo la finale con quei coefficienti punti non ci facciamo niente. No, no, giustamente quello che hai detto è una cosa sacrosanta. Il punteggio che abbiamo ottenuto in classifica, credo che le seconde, al di là di Correggese e Lucchese che si stanno giocando a 73, di Marano e di Pordenone che si stanno giocando a 79, credo che noi dovremmo essere o terzi o quarti come coefficiente maggiore di punti. Gran colpo, quel tiro veloce sull'incrocio sinistro. È stato un bel tiro, sì. Non me l'aspettavo, però è andata bene, dai. Meno male abbiamo pareggiato, sennò meglio pareggiare e perdere, via. Sei stato fortunato sul tiro perché nessuno ti ha contrastato, eri solo soletto. Sì, è stato un contrasto, poi è arrivato a me, ho avanzato e è andata bene. Sì, prosegue il campionato? Speriamo di superare i 60 punti e partire bene per i playoff. Potresti ci incontriamo, no? Sì, speriamo, dai. Si tornerà qua a giocare, dai. Auguri, bocca al lupo. Ciao. Partita così così, non soddisfacente o parzialmente soddisfacente? No, ho detto bene, abbiamo fatto secondo me un grandissimo primo tempo, dove se la partita fosse finita, non esagero, ma tre gol avevamo fatti, forse sarebbe stato diverso. C'è stato un bel gioco, delle belle azioni. Dispiace perché al primo tiro in porta si è preso gol e ci ha un pochino condizionato mentalmente. Secondo tempo sei stato controllato molto bene dalla squadra avversaria? Sì, hanno applicato questa marcatura uomo su me, su Francesco e su Urbanelli. È un po' colpa nostra che ci siamo mossi un po' meno, un po' la pesantezza del campo, siamo stati risucchiati un po'. Dispiace perché ci tenevamo arrivare a 70 punti e andarci a giocare questa bellissima partita di domenica prossima, invece un po' per demerito nostro, un po' qualcun altro ci ha messo le mani, decimati per le squalifiche, dovremmo andare a affrontare, sì, 5 squalifiche e 3 infortunati pesanti, dovremmo andare a affrontare, ecco, questa partita così. Può darsi che lo Scandicci se lo ritroviamo nei playoff? Ce lo auguriamo di cuore. Per i pazzi. Grazie.